Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi il kit per il freno a tamburo Bolk usato in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano. E aprilo. Apri il serbatoio del liquido dei freni. Svita i dadi delle ruote posteriori. Solleva la parte posteriore dell'auto. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Appoggia l'auto sui cavalletti. Per cambiare gli ammortizzatori dei freni a tamburo posteriori sul veicolo, è necessario rimuovere le ruote per avere un accesso completo. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso puoi vedere i tamburi. Prima di cominciare sblocca il freno a mano, altrimenti l'operazione sarà impossibile. Usa un martello e uno scalpello per rimuovere la copertura del dado del mozzo posteriore. Con una chiave a leva e un inserto da 36, svita il dado del mozzo e poi rimuovilo. Rimuovi il tamburo. Puoi accedere al meccanismo del freno. Adesso devi rimuovere il sistema di fissaggio delle ganasce. Con una pinza, mentre blocchi la barra dalla parte posteriore, stacca le tazze da un quarto di giro che bloccano le ganasce. Spingi sulle molle e ruotali di un quarto di giro per liberarle. Usa un cacciavite piatto per rimuovere dal suo blocco il cavo del freno a mano. Rimuovi il meccanismo. Adesso bisogna pulire la piastra con una spazzola di metallo e del detergente per freni, per rimuovere la polvere creata dall'usura delle ganasce. Pulisci ed asciuga le superfici di appoggio delle pastiglie, poi ingrassale con del grasso ramato. Ok ragazzi, se possiamo proporvi questo video, farvi risparmiare e anche grazie al nostro partner Mister Auto. Se anche voi volete sostenerci e acquistare i ricambi per questa operazione, andate a visitare il loro website. Dai, torniamo al lavoro! Trovi i pezzi e i prodotti Bolk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Se usi un kit premontato a questo punto devi solo montarlo al posto delle vecchie pastiglie. Quindi posiziona le guarnizioni, iniziando dall'arresto inferiore, poi sul cilindro del freno. Una volta che sono bene in posizione, rimonta il sistema di fissaggio delle ganasce con le barre a molla e le tazze da un quarto di giro fornite nel kit. Termina il montaggio del cavo del freno utilizzando le pinze per il cavo del freno a mano. Prima di reinstallare il tamburo, pulisci e ingrassa leggermente il mozzo della ruota. Pulisci il tamburo con un detergente freni e della carta assorbente. Adesso puoi chiudere il tutto rimontando il tamburo. Rimonta il dado del mozzo posteriore. Poi riavvitalo.
finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Sostituisci il copridado del mozzo. Una volta eseguita questa operazione, è necessario pompare più volte per attivare la regolazione automatica dei freni a tamburo. Non utilizza in nessun caso un cacciavite per manipolare questo componente autofunzionante. Puoi udire alcuni scatti di regolazione quando premi il pedale del freno. Prima di riaccendere l'auto, ricorda di riavvitare il tappo del liquido dei freni. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto e stringi bene i bulloni. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Justo. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.